È ripartita con slancio l'annata della scuola di formazione civica dell'Associazione Culturale Tratevere ed Arno. In cattedra all'ISIS Buonarroti Fossombroni il giornalista Ivo Brocchi, che con gli studenti ha parlato di informazione e democrazia. Siamo ripartiti alla grande perché quest'anno, come ho già detto, abbiamo l'Amplen, tutte e 24 le scuole superiori di Arezzo e provincia. Oggi abbiamo Ivo Brocchi, che è un nostro cavallo di battaglia, per cui riaffronterà l'argomento dell'informazione. Formazione e la democrazia. Penso un argomento estremamente attuale in questo periodo, anche perché la stampa spesso si è servita anche, il potere si è servito della stampa, per cui i ragazzi oggi hanno una lettura, i nostri studenti, poco critica, e quindi benissimo. Per me è anche una lezione che fa parte dell'orientamento. Il tema è informazione e democrazia. Mi sto pentendo del titolo, lo volevo chiamare informazione e democrazia, perché se guardiamo per esempio le classifiche internazionali sulla libertà di stampa, troviamo in fondo la Cina, la Russia, la Corea del Nord, non trovi un paese dell'Occidente. Quelli dell'Occidente sono molto più avanti, ma non sempre tutti, tanto per essere chiari, perché per esempio l'Italia è al 46esimo posto. Davanti a noi sono altri paesi europei, quindi ci sono tante cose che non vanno. Ovviamente dobbiamo dire che in Italia la libertà di stampa c'è. Il problema è come riescono a lavorare spesso i giornalisti, non sempre con la libertà che sarebbe necessaria. Novità di quest'anno infine l'apertura di una scuola di introduzione alla politica che prenderà il via da metà novembre con appuntamenti pomeridiani aperti a tutta la cittadinanza. Per la precisione il secondo e quarto giovedì di ogni mese, la sera alle 6, presso la chiesa della Madonna del Duomo, che è una chiesa sconsacrata naturalmente, in via Oberdan, saranno tenute delle lezioni che abbiamo chiamato di introduzione alla politica. Cioè, chi avesse voglia di fare il consigliere comunale, il consigliere regionale, il parlamentare, comunque fosse in qualche maniera appassionato di politica, è invitato a venire il secondo e il quarto giovedì di ogni mese, a cominciare da novembre, via Oberdan 61, e una serie di relatori, tutti aretini e tutte persone che hanno profonda esperienza anche di politica, ma soprattutto negli argomenti che tratteranno, che sono introduttivi alla vita politica, saranno i relatori. Quindi chi di voi volesse venire in qualunque momento, benvenuto.